Un saluto al pubblico di Inner Talks. Oggi ci troviamo in collegamento da Barcellona il professor Armando Rotondi. Armando Rotondi è professore di teoria delle performance e presidente del corso di laurea magistrale in teatro presso lo IAB, l'Institute of Arts di Barcellona, ed è inoltre responsabile della sezione Theatre and Adaptation per The Theatre Times, membro dell'Associazione Catalana Critici Cinematografici e project manager per la Spagna del progetto Make a Move, un progetto cofinanziato da Creative Europe. Un saluto a te Armando, grazie innanzitutto per la disponibilità e vorrei in qualche modo ci raccontassi, ecco, tu da residente all'estero, come stai vivendo personalmente questa situazione legata al lockdown del coronavirus e quindi anche in qualche modo come ti sei dovuto adattare professionalmente a tutte queste modifiche. Un saluto a te e parla pure quando vuoi. Allora, Alfredo, in primo luogo grazie mille per l'invito, ti ringrazio tantissimo e mi fa moltissimo piacere far parte di questa serie Inner Talks e quindi ringrazio anche Subcava Sonora e Difesa d'Autore. Come lo abbiamo vissuto qui in Catalogna questo lockdown, questo isolamento? Beh, da italiano all'estero. In un istituto dove, tra le altre cose, vi sono molti altri italiani, un piccolo istituto, ma dove vi sono molti altri italiani, lo abbiamo vissuto in due maniere principali. La prima, quando la Spagna era ancora aperta, l'abbiamo vissuto con una sensazione di attesa, perché non potevamo non seguire le notizie, italiane, quindi con l'apprensione e l'attesa e anche un po', il fastidio che molti colleghi, molte istituzioni non avevano ben compreso la gravità della situazione. Quindi, da un certo punto di vista, è stata quasi un primo periodo, più o meno un mese fa, di attesa, aspettando che queste stesse, diciamo, restrizioni fossero applicate anche dal governo spagnolo. Quindi una sorta di corsa verso l'isolamento che vivevamo noi italiani, alcuni colleghi italiani e io in prima persona. Diciamo che rispetto all'Italia, la Spagna, grazie al modello italiano, all'esempio italiano, dopo poco tempo dalla chiusura di Madrid ha deciso di chiudere anche il resto del paese. Quindi è stato un po' più breve rispetto all'Italia, alla tempistica. Rispetto all'isolamento localizzato in alcune aree del paese, come Madrid, dove è esploso per primo il coronavirus in Spagna e poi in altre zone del paese, come la Catalogna. Principalmente dove vivo io, in SIA, Sitges, che è 20-25 minuti fuori da Barcellona, vi è stata anche un molta apprensione perché nelle vicinanze di Sitges e di Barcellona. Si trova la città di Igualada, che è un po' una sorta di Codogno Sì, catalana. ricordiamo Igualada, per ovviamente esempio, zona di focolaio. ancor prima del lockdown totale è stata chiusa. Com'è? Dicevo zona di focolaio. Sì, zona di focolaio che è stata completamente chiusa. Per quanto riguarda la percezione locale, all'inizio non vi era con molta comprensione di cosa fosse il Covid-19, cosa fosse il coronavirus, da un punto di vista della gente comune, inclusa me, inclusi i miei colleghi, inclusi i miei amici, eccetera. Quindi era passata per molto periodo l'idea che fosse una semplice influenza, un semplice raffreddore e così via. Quindi all'inizio si vedeva un po' con una sorta di sorpresa l'esperienza italiana e finalmente poi si è entrata nell'ottica che bisognava chiudere anche qui. Ed è una cosa che mi ha un po' sorpreso perché in fin dei conti la Spagna non è mai stata scevra, diciamo, da piccoli focolai. Per esempio, anni fa, la SARS passò per la Spagna, la aviaria passò per la Spagna, eccetera. Quindi mi sembra un po' di incautela, mi sembra un po' una sorta di incautela da parte della
della popolazione. Adesso tutto è cambiato, come in Italia, tutto è cambiato assolutamente, la gente chiusa in casa rispetta molto queste cose, e fra altre cose il modello italiano, anche se il modello è una parola brutta, l'ho notato anche nelle cose più semplici. Alle 8 si applaude per i medici, per le cassiere dei supermercati, eccetera. Dopo che è stato fatto in Italia, la televisione ha fatto passare esattamente il messaggio: facciamo come i fratelli italiani, e la Spagna ha risposto da un punto di vista della popolazione. Quello che mi ha sorpreso sinceramente del paese è che, ad esempio, l'8 marzo il governo ha promosso, per esempio, le grandi manifestazioni per l'8 marzo, quindi per la festa della donna. Quindi ci sono state moltissime manifestazioni, anche con centinaia di migliaia, milioni di persone in alcuni casi, come Madrid, in gran parte del paese. Così come anche il carnevale è stato promosso a fine febbraio senza alcun problema. Per esempio, dove vivo io, a Sitges, vi è un grosso carnevale, uno dei più grandi carnevali a livello europeo, a livello mondiale, parliamo come a livello di grandezza, tipo Viareggio, per Armando, dire, a livello di persone, di turisti che vengono per il carnevale. Vorrei chiederti, sì, tu da quanto tempo sei isolato in casa, da quanto tempo sei confinato nelle mura domestiche? Ufficialmente il governo ha detto dal 16 marzo, mi pare. Io però sono confinato, come anche alcuni colleghi, dal 14, dal 13 sera, 14 mattina. Venerdì 13 abbiamo fatto la spesa e ci siamo chiusi in ognuno nelle proprie abitazioni. Come stai vivendo? Immagino in questo momento anche la didattica chiaramente sia sospesa. Stai portando avanti una didattica alternativa, oppure in questo momento il lockdown si è traslato anche al campo dell'educazione? Allora questa è molto interessante, perché noi abbiamo portato avanti la didattica, però essendo un istituto universitario simile a un conservatorio, abbiamo sempre fatto una didattica che è sia teorica ma anche molto pratica. Conservatorio per balletto, per danza contemporanea, per il teatro, quindi si fanno produzioni, si fanno spettacoli, e gran parte del nostro lavoro all'Istituto Varso Barcellona è pratico. Quindi ci siamo ritrovati con moltissimi studenti che in fretta e furia sono tornati nei loro paesi di origine, devo dire, a dover completamente ripianificare una didattica online, che però non è una didattica teorica. Cioè, io non devo fare storia del teatro, non io personalmente, Armando, ma molti miei colleghi, ma devo dirigere uno spettacolo con gli studenti e per gli studenti. Quindi stiamo utilizzando questo periodo di lockdown per sperimentare attraverso Zoom, attraverso altre piattaforme, per esempio come spostare quella che è il teatro, per esempio dal mio punto di vista il teatro, dal palcoscenico a forme di cyber performance o a forme di live streaming e così via. Devo essere sincero, non è molto semplice, perché ci rendiamo conto che vi è anche un'aspettativa da parte degli studenti di calcare il palcoscenico e fare delle prove in remote, quindi da casa, tramite Zoom e così via. Non è la stessa cosa nella loro percezione, però da un altro punto di vista è possibile sperimentare, assolutamente. Io mi sto aprendo tantissimo con i miei studenti di laurea magistrale a forme di spettacolo digitale. Loro per la fine dell'anno devono realizzare dei final project, cioè delle tesi di laurea sia pratiche che teoriche, cioè scrivere sia un elaborato scritto, una tesi, che fare degli spettacoli o fare delle ricerche tramite pratica artistica. Quindi mi sono ritrovato a trasformare le loro pratiche artistiche in pratiche artistiche digitali, quindi ad esempio quello che era uno spettacolo dal vivo in persona diventa uno spettacolo dal vivo
tipo un radio play, quello che era un one-to-one, una one-to-one performance, stiamo cercando di trasformarlo in una performance tramite Zoom, tramite Skype e così via. Quindi Armando, utilizzando anche degli approcci. Sono interessato approcci molto a questo aspetto. Diciamo, una delle domande principali che credo quasi tutti i cittadini coinvolti appunto da questi lockdown e da questa forzatura al dover cercare altre forme, si sta interrogando anche su come cambieranno le forme di espressività. Immagino, diciamo, legate al teatro, credi che questo momento di crisi, che dall'altra parte porta appunto alla possibilità di sperimentare nuove forme, sia qualcosa che possa permanere nel tempo e svilupparsi, quindi anche dando sostanzialmente una nuova forma a quella che è probabilmente una delle arti più antiche del mondo, oppure credi che sarà confinata solamente in questo periodo forzato? Cioè, nascerà secondo te una cultura teatrale legata al digitale, oppure solamente appunto temporanea? Allora, quello che credo è che in realtà, da un punto di vista estero, il teatro legato al digitale esiste. Penso ad esempio alle compagnie Conny o Rimini Protocol o alcune cose di Tim Hatchells e così via. Quello che in realtà questa emergenza può fare è ampliare un po' il nostro interesse. Io sono convinto che durante i momenti, i periodi di emergenza, molte volte nascano le forme artistiche più interessanti, anche da un punto di vista tradizionale. Io ad esempio sono un grande appassionato di teatro polacco. Il teatro polacco, il teatro rapsodico, fu un teatro meraviglioso che è nato durante l'occupazione nazista, quando il teatro era negato. C'era un teatro clandestino fatto nelle case, fatto negli scantinati e così via. Ora non siamo nelle case, non siamo negli scantinati, ma siamo chiusi in casa, quindi si può sperimentare. Una cosa che io trovo intrigante con i miei studenti rispetto a questo punto che hai detto è che paradossalmente l'esperienza digitale può aprire, ad esempio, degli artisti che sono ancora in formazione a un pubblico maggiore, perché paradossalmente io faccio uno spettacolo, lo vogliamo chiamare teatro, non lo vogliamo chiamare teatro, chiamiamolo generalmente performance, qualunque essa sia, sì. Dal vivo casomai rimaneva chiuso nelle quattro mura del nostro istituto, adesso casomai può essere disseminato, diffuso a un pubblico maggiore che ha fame e ha bisogno di vedere qualcosa. Ovviamente c'è qualcosa e qualcosa, ci sono progetti interessanti, altri progetti che non lo sono, poi bisogna sempre vedere anche il contenuto, ci sono artisti che sanno utilizzare bene il mezzo, altri artisti che non lo sanno utilizzare, quindi questo va da sé. Io credo che ad ogni modo sarà difficile tornare alla condizione di prima, almeno nell'immediato. Credo che sia una possibilità per sperimentare e casomai per conoscere nuove realtà che secondo me non escludono le altre. Cioè, insieme a una forma spettacolare tradizionale si può affiancare una forma spettacolare digitale, non è che deve prendere il sopravvento l'una sull'altra e così via. Non lo so, per quanto riguarda il contesto italiano non lo so ancora, perché credo che da un certo punto di vista l'Italia sia ancora un po' tradizionale e non è necessariamente un male. Manca però il contatto, cosa che nel teatro, diciamo, è abbastanza importante. E il contatto è sicuramente importante, però bisogna anche vedere un attimo come intendiamo il contatto. In fin dei conti il teatro, come la letteratura, come la musica, si evolve, è sempre stato in evoluzione ed è anche un po' immagine o contraddizione dei tempi in cui viviamo. Quindi vi è il teatro dell'era barocca, che è il teatro dell'era del periodo del Rinascimento e così via, del periodo, siccome siamo in era digitale, è ovvio che il teatro, un
il teatro si possa aprire, che il teatro si possa aprire, non necessariamente diventando performance, intendendo come performance la tipologia di performance, quella che intendiamo come performing arts, come genre in un certo modo. Secondo me possono coesistere assolutamente. Quello che è interessante anche considerare un elemento del teatro e dello spettacolo che è il qui e adesso, l'hic et nunc, quello che da Benjamin in poi rende unico l'opera d'arte, poi nella discussione dell'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica. In fin dei conti ci sono stati degli studi sullo spettatore, sia in cinema sia nel teatro, per esempio Erika Fischer-Lichte o la Steiger che parlava di uno spettatore perverso, e se leggiamo questi studi sulla spettatorialità ci accorgiamo che il qui adesso, cioè l'unicità dell'evento, esiste sempre perché lo spettatore non può mai vivere una cosa due volte nella stessa maniera. E certo, non è importante se stiamo vedendo un film o se stiamo vedendo uno spettacolo dal vivo. Quindi l'hic et nunc, da un certo punto di vista, rimane anche con la riproducibilità, anche con la riproducibilità tecnica. In fin dei conti, io credo che come siamo passati da un punto di vista di teatro drammatico a un teatro post-drammatico, come dice Lehmann, quindi da un teatro in cui, è una bella definizione che not every play is a drama, non tutti i play sono un dramma, certo, perché esiste il teatro post-drammatico ovviamente, un teatro che è performativo, si può anche assumere che un giorno il teatro possa anche essere digitale, assolutamente, mi sembra un'ottima, senza essere necessariamente risposta anche positiva, no? Rispetto all'idea della stasi che in qualche modo sentiamo tutti quanti vivere. E, nello specifico, tu con i tuoi studenti che mi dicevi, chiaramente non sono tutti quanti di Barcellona, quindi immagino studenti spagnoli, ma anche provenienti da altre nazioni, quindi stai riuscendo a mettere in piedi qualcosa che potremmo vedere in un tempo non troppo lontano? Allora, con un collega, anche di italiano, Oscar Valsecchi, stiamo lavorando a una performance di Teatro della Crudeltà di Antonin Artaud con gli studenti. Gli studenti del master della laurea specialistica, che in inglese è master, quindi della laurea magistrale, vengono da Spagna, Stati Uniti, Perù, Messico, Cina, Germania, Islanda, Portogallo, quindi da diversi paesi. Alcuni sono rimasti qui in Spagna, alcuni sono tornati nei loro paesi di origine, quindi stiamo cercando di organizzare, per finirla col giudizio di Dio di Artaud, abbiamo già iniziato a lavorare in precedenza, ora lo dobbiamo trasformare in performance digitale, e probabilmente per il 24 aprile, per il 24 e 25 aprile, ci sarà una performance con varie performance soliste degli studenti, in modo tale da creare un collage basandosi su Artaud e sulla crudeltà, il cui punto principale è per l'appunto l'onestà. Cioè Artaud era una persona molto onesta, era un artista molto onesto, e crediamo che forse questo momento di isolamento e o di quarantena possa addirittura rinforzare questa indagine interiore verso l'onestà, che era un po' l'elemento chiave di Artaud. Quindi questa pensiamo di riuscire a farla digitalmente anche per un pubblico, probabilmente per l'ultima settimana di aprile. Quindi prima della fine della quarantena. Noi non sappiamo quando l'istituto riaprirà. Prima della fine della quarantena, anche perché noi non sappiamo quando questa quarantena ufficialmente finirà. Ufficialmente per il momento il 12 aprile, ma sappiamo che continuerà, è nell'aria che continua questa quarantena, quindi noi dobbiamo ragionare sempre
con il worst scenario, quindi con lo scenario peggiore, e non dobbiamo pensare, ok, poi lo faremo di persona. Per il momento non possiamo permetterci di lavorare personalmente con gli studenti, fisicamente con gli studenti negli studi, quindi dobbiamo pensare di farla digitalmente, online, in streaming. Poi se Dio vuole, o se la medicina vuole, o se la politica vuole che possiamo ritornare a una vita normale, tutti quanti, in Spagna, in Italia, in Europa, lo riadatteremo per il palcoscenico, senza dubbio. Però per il momento dobbiamo ragionare in termini proprio economici di scenario peggiore. Assolutamente, ed è anche probabilmente la cosa più stimolante. Immagino che sia uno dei motivi per i quali uno poi probabilmente riesce a proseguire nel quotidiano senza troppe differenze, anche se chiaramente diciamo le cose cambiano nelle piccolezze. Volevo un attimo tornare su Barcellona. Tu oramai vivi lì da tanto tempo e viene spesso accomunata, anche io sono di Napoli, sono due città che vengono spesso accomunate anche come spirito. Credi in qualche modo che, almeno per esperienza che ho potuto vivere in via diretta nelle ultime settimane, questo lockdown abbia portato un cambiamento nello spirito anche nelle persone, diciamo, che ti circondano, non solamente quindi appunto colleghi catalani, ma anche persone di differente nazionalità che si sono trovate, credo, bloccate all'improvviso, no? Anche plausibilmente in città senza poter tornare. Ti chiedo questo perché Napoli, perlomeno sempre da un punto di vista molto soggettivo, la sta vivendo, credo, in maniera molto civile e matura, a differenza probabilmente di alcune narrazioni che sono poi passate sui media nazionali, e quindi mi incuriosisce molto capire qual è stata la reazione appunto del popolo catalano, quanto si è unito oppure quanta forza appunto è stata in grado di esprimere. Mi accennavi appunto ai canti copiati, no, dal balcone. Sì, allora diciamo la Catalogna ha chiesto, no, ben prima di altre regioni, di altre comunità autonome della Spagna, la chiusura al governo di Madrid. Dopo le prime perplessità della popolazione, ci si è chiusi in casa in maniera molto, molto civile, e devo essere sincero, i catalani sono in genere molto rigorosi e hanno dimostrato questo rigore. Se devo essere sincero, una cosa che mi ha colpito molto è come questa chiusura in casa della Catalogna, dei catalani, e questa sorta di aiuto con Madrid, quindi che si è lavorato insieme, venga dopo un periodo molto burrascoso, certo, che è stato quello delle proteste per l'indipendenza, sì, che sono durate parecchio, sono durate fino a novembre e dicembre, quindi si è passato veramente dalle manifestazioni in piazza alle piazze completamente vuote. Diciamo, si resiste. Ci sono alcune cose che, devo essere sincero, non mi piacciono molto anche della narrazione che vi è qui in Spagna, non della Catalogna, ma in Spagna in genere, riguardante il coronavirus, se mi posso permettere, certo, e riguarda la televisione. Passano molte volte in televisione video di persone giustamente redarguite per strada perché non possono essere in strada, però da un certo punto di vista mi infastidisce questa sorta di grande fratello, cioè di essere messo alla berlina in televisione: guardate queste persone in spiaggia, non si può fare, guardate questa persona che gira, non si può fare. Questo è un rischio, quindi, comune che stiamo vivendo. Questo mi ha colpito. Stiamo vivendo spesso. Un rischio che anche in Italia è lì. Una sorta di, perdonami, certo, la rima, di vocazione alla delazione. In alcune. Sì.
Mi sembra abbastanza limitata, ho comunque ancora l'impressione che lo spirito solidale sia prevalga, e questa è una cosa, come dire, che credo lo spirito solidale prevale anche qui, prevale assolutamente anche qui, e si percepisce negli applausi, e si percepisce anche ora non so come, per esempio, la situazione in Italia da un punto di vista dei televisivo, dei mass media e così via, ma per esempio in Spagna tutte le pubblicità sono fatte in modo da ricordare alla popolazione di quedate in casa, rimani a casa, che sia Ikea, che sia Orange, che sia la pubblicità dei cereali per la mattina, e i messaggi che vengono inviati sono anche molto positivi. Lottiamo tutti uniti, rimaniamo in casa per poter correre insieme di nuovo. Ciò che, devo essere sincero, non è cambiata la programmazione, quindi la televisione brutta era e brutta rimane, quindi da un punto di vista proprio dei contenuti. Però si è reagito anche perché ora una cosa bella nei telegiornali che ho visto in Spagna è che si parlava anche molto d'Italia, non in termini negativi, non in termini di pietà, questo all'inizio della crisi, ma quando si è iniziato a percepire che stava per accadere anche in Spagna, comunque si diceva sempre non possiamo non parlare dell'Italia, dove questo è accaduto, dove è accaduto già da prima, ma in termini che io non trovavo offensivi, non trovavo pieni di pietà, non mi infastidivano. Mi infastidivano, io sono una persona abbastanza permalosa, polemica di natura. Quindi ho visto anche una sorta di solidarietà con noi, con l'altro paese, che non fa male. No, questo è sicuramente un auspicio ottimo, e ripeto, probabilmente il pensiero principale è che da tutte queste restrizioni, in qualche modo, volendo anche un po' fare riferimento, senza chiaramente ad arrivare metaforicamente alla livella di Totò, che era un attimino più avanzato, diciamo, come stato di pacificazione sociale, però in qualche modo stiamo un po' ritornando a quelle che sono le origini, no? Stiamo un po' andando al nocciolo di quello che, sì, di quello che siamo. Quindi, come mi raccontavi prima, anche il fatto che sicuramente le rivendicazioni sull'indipendenza da parte dei catalani, che hanno chiaramente delle origini politiche molto, molto forti, dall'altra parte sono state messe in questo momento in disparte, così come anche questa idea che plausibilmente, così come è capitato anche con l'Albania in Italia nei giorni scorsi, ci stiamo rendendo conto che in realtà poi ci sono popoli che tra di loro effettivamente hanno una vicinanza così forte, ma plausibilmente anche dall'altra parte ci sono delle differenze che vengono cavalcate non dai cittadini, ma da altre strutture assolutamente, che in qualche modo provocano solamente differenze che nessuno vorrebbe cavalcare. Armando, io ti voglio ringraziare per essere stato qui con noi, e spero davvero di risentirti presto innanzitutto, e tra altre cose voglio approfittare, chiaramente specificando il fatto che tu non mi hai ancora fatto un bonifico per questa cosa, ma ero molto incuriosito, al massimo gradirei una copia del tuo libro che è uscito quest'anno, che è L'accusa, processo e morte dei coniugi Ceausescu, essendo tu anche un grande amante della storia rumena. E io sono stato a Bucarest solo una volta e sono rimasto molto affascinato dalla modalità in cui come dire, si è svolta tutta la narrazione, anche sul video che viene ogni anno a Natale, no, riproposto in onda, della loro esecuzione. Diciamo, c'è tutta una cultura particolare che diciamo, invito chi è interessato appunto all'argomento ad informarsi, perché io ho avuto modo di leggere solo qualche estratto, però diciamo, sarei tanto curioso di leggere il tutto, e invito anche i nostri spettatori ad informarsi, eventualmente a contattarti. E tra le altre cose uscirà un secondo
secondo volume sulla storia e sul teatro romeno durante Ceausescu tra un mesetto, quindi che si chiama La Romania di Ceausescu tra farsa e tragedia, il sentimento tragico della storia. Quindi è una cosa che sto proseguendo nel tempo, è un argomento che mi affascina tantissimo. Anche io ti ringrazio tantissimo, Alfredo, e spero non di risentirti, ma casomai di prenderci un caffè direttamente quando tutto questo sarà finito. Va bene, grazie ancora Armando, e un saluto al pubblico di Inner Talks, un ringraziamento a Subcala Sonora e Difesa d'Autore per la collaborazione organizzativa, e ci vedremo questo sabato con un intervento di Mauro Sommella da Amsterdam. E spero di vedervi presto, e spero soprattutto di vedervi dopo la vostra uscita di casa, quindi rimanete in casa per il momento sperando di abbracciarci, come ci suggerisce il professor Armando Rotondi, di bere un buon caffè insieme. Io spero, diciamo, di riuscire ad andare allo stadio con te, quindi prendere anche un buon caffè Borghetti, che è una di quelle cose che non pensavo potesse mancarmi, ma evidentemente mi manca. Chi ha vinto lo scudetto in tutto questo? Vedremo, questa sarà la grande incognita di questa primavera estate. Armando, un saluto e un abbraccio. Un saluto, ciao Alfredo.